siamo con Matteo Pratesi della Marciliana, insomma, tanto rammarico per come è andata questa finale, a rigori, insomma, rammarico per questa finale, un po' per tutto il campionato, insomma, cosa c'è da dire? C'è da dire che ce l'abbiamo messa tutta, cioè, abbiamo iniziato un po' così e così e sinceramente il giorno di ritorno abbiamo iniziato a allenarci di più tutti quanti, abbiamo cominciato a stare più insieme, abbiamo fatto più gruppo, abbiamo visto che piano piano si vincevano le partite e loro rallentavano. Peccato perché perdi a rigori in finale dopo aver recuperato 7 punti in un mese e mezzo, poi soltanto che sei dispiaciuto. Non c'è, però onore a loro perché sono una bellissima squadra, sono un bel gruppo, un sacco di gente la conosco, sono veramente una bella squadra. Sono bravi ragazzi, sono bravi giocatori, eccetera, eccetera. Noi dispiace perché 2 anni che si arriva lì e si perde a rigori. Però questo è il bello del calcio. Il prossimo anno spero ci andrà meglio. Insomma. Più dispiaciuti per essere arrivati a un passo dalla meta e non avercela fatta o più arrabbiati per come è stato questo epilogo? Vabbè, sì, sono frasi fatte. La palla è tonda, la partita dura 90 minuti, nel senso. Siamo dispiaciuti tanto. È inutile sta a fare troppi discorsi. Una partita che va in questa maniera, dove il primo tempo abbiamo sofferto secondo me un pochino. Il secondo tempo abbiamo avuto più occasioni, abbiamo preso un palo, un gol annullato. Forse meritavamo qualcosa in più, perché loro, a parte un'occasione, una palla dentro, bella, forse meritavamo qualcosa in più. Però questo è bello del calcio, vorrei dire che il prossimo anno andremo più forte. Da cosa riparte il prossimo anno la Marciliana? Da un gruppo, da un bel gruppo che si sta formando, era già formato, i nuovi innesti si trovano benissimo. Io fra l'altro sono un ragazzo che gioco con loro da 2 anni, quindi bene, così.